è sempre qui dal Muevite di Faenza. Tantissimi sono stati gli artisti che siamo riusciti a intervistare oggi e io ho recuperato Federico, che è un ballatore, sì, mi ha detto lui. Definiamo ballatore. Ballatore è un neologismo italiano, tira una linea sostanziale tra ballerino, che è colui che balla alla Scala come Bolle o chi per lui, insomma, e noi comuni mortali che balliamo sociale solamente per divertirci. Quindi siamo dei ballatori, quelli che in spagnolo sono chiamati bailadores e non bailarino. Ecco, vedi, adesso mi ha elevato, perché finora io ho sempre detto che non ballo ma scarpazzo, e adesso posso dire, posso definirmi una ballatrice, c'è anche il termine femminile. Chiaramente, sì, perfetto. Sì, ballatrice. Ed è stato depositato all'Accademia della Crusca, sì, sì, questo, sì, nuovo termine. In alto a sinistra, ogni volta che la usate va giù un euro a me. Ah beh, ma allora facciamo la richiesta, tutti andate a cliccare su ballatore, che facciamo felice Federico. 2 euro da quando è iniziata l'intervista. Allora adesso vado anch'io. Non ho capito la parola nuova che hai detto. Ballatrice? Sono 3 euro adesso. Mamma mia, basta, smetto, perché sennò mi costa il mutuo della casa. Di dire cosa? Non lo dico. Posto. Bene. Allora ringrazio Federico per questo sketch e vi saluto come sempre ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Ballate, al prossimo appuntamento, ciao. Ciao.